Alleluia, gloria a Dio, siamo qui in Venezia, Mestre, a predicare la parola del Signore qui in questi mercati. Pregate per noi, fratelli e sorelle. Che Dio lo benedica a tutti. Shalom. Credi nel Vangelo. Dove andrà la tua anima dopo questa vita terrena? Credi in Cristo e lo saprai. E avrai la certezza. Avrai la salvezza. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, non Padre. Non essere ribelle, non essere incredulo. Alleluia. Non essere puro di cuore. Gloria a te, Signore. Non essere un malvagio. Santo. Non essere un uomo ribelle. Perché verrà un giudizio, alla fine verrà un giudizio. Lo dice la Bibbia. Io sono un predicatore della Bibbia, della parola di Gesù Cristo. E il Signore ci manda a predicare come i discepoli predicavano a Gerusalemme, gli apostoli di Gesù predicavano nelle vie di Gerusalemme, nelle strade di Gerusalemme. Così dobbiamo predicare anche noi oggi, nelle strade, nelle piazze, parlare di Gesù che è la salvezza. Credete nel suo nome e avrete la pace, avrete il perdono, avrete la grazia di Dio, perché solo Gesù, ascoltate cari del Veneto, solo Gesù ti può dare la pace. Non è lo psichiatra, lo psicologo, non è il denaro, nessuno ti può dare la pace, i soldi non possono, è solo il Signore. La Bibbia dice che noi possiamo avere pace con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Credete nel Messia. Credete nel Vangelo. Ravvedetevi. Pentitevi, convertitevi. Abbandonate le vie malvagie. Abbandonate le vie errate. Abbandonate i cattivi desideri, abbandonate il peccato, pentitevi, chiedete perdono al Signore direttamente, perché è Lui che ci perdona, non è un prete. A che serve che vai dal prete a chiedere perdono e non cambi mai? Ci sono persone che vanno dai preti a chiedere perdono e poi non cambiano mai. Continuano a fare i soliti peccati, gli stessi peccati. Il prete non ti può perdonare. Tu hai bisogno di Gesù che ti perdona. Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Gesù vuole togliere i tuoi peccati. Gesù vuole cancellare i tuoi peccati, le tue colpe, le tue iniquità. Lui le può cancellare, perché se tu non credi sei una peccatrice, un peccatore, anche se pensi di essere a posto, pensi, ma non sei a posto. Ti stai ingannando, ti stai illudendo. Tante persone vivono nell'inganno, nell'ipocrisia, dicono io sono a posto, io sono bravo, non faccio del male a nessuno. Ma cosa c'è nel tuo cuore? Che pensieri hai? Che desideri hai? Ce l'hai l'amore di Dio nel cuore? Ce l'hai la pace? Solo Gesù ti può dare la pace, la speranza, la guarigione. Pregalo, pregate Gesù che vi può aiutare, caro uomo. Vi può aiutare, cara gloria donna, a te, Signore. Vi può guarire da ogni male, da ogni infermità. Vi può perdonare da ogni peccato, perché Lui è l'agnello di Dio che si sacrificò per noi. Alleluia. Su quella croce il Figlio di Dio morì. Gloria a te, Signore. Per salvare i peccatori. Solo Lui ti può perdonare. Nessun uomo ti può perdonare, nessun prete, nessun profeta, nessun santo,
Nessuna santa ti può perdonare, solo Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita. Cercatelo e vivrete, e avrete la salvezza. Gloria a te, Signore. Avvicinatevi alla parola del Signore. Gesù Cristo disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non ne passeranno. Ecco perché ancora oggi, dopo 2000 anni di storia, c'è ancora qualcuno che predica la parola di Gesù Cristo. Alleluia! Alleluia! Sono passati 20 secoli, migliaia di anni, ma ancora oggi la parola di Dio è l'unica verità. Avvicinatevi alla parola di Gesù Cristo e allontanatevi dalle cose sbagliate. Allontanatevi dai peccati, dai cattivi desideri. Allontanatevi dal male e chiedete aiuto al Signore Gesù Cristo, perché Lui è misericordioso. Gesù Cristo è misericordioso. Lui non vuole che l'uomo o che la donna si perdano nel Alleluia! Peccato. Gesù vuole salvare l'umanità. Alleluia, per questo è morto alla croce per te. È morto alla croce per noi. Gesù è morto veramente. Ma ti voglio dire, Lui non è rimasto sulla croce. Lui non è una statua di legno, un crocifisso di legno. Lui non è una statua. Lui è il Re dei Re. Alleluia, che Lui ritornerà a giudicare i vivi e i morti. Convertitevi, preparatevi, preparate la via del Signore, purificate i vostri cuori con il pentimento, con la fede, leggete il Vangelo e scoprirete la verità che vi renderà liberi. Conoscerete la verità vi farà liberi. Tu hai bisogno di essere liberato. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Ecco perché io lo predico. Sei tu che sei perso. Sei tu che sei nell'errore. Forse tu pensi che io sono pazzo perché predico. Ma io non sono pazzo. Io sto parlando parole di saggezza. Parole divine. Parole ispirate dallo Spirito Santo. Parole veritiere. Parole potenti, alleluia, che scacciano via Satana, che sconfiggono Satana. Alleluia. Gloria a te, Padre, alleluia. Perché purtroppo Satana domina gli uomini che non credono. È il diavolo che ti domina se tu non credi nel Signore. È così. È il diavolo che ti fa fare tutti quei peccati. Il diavolo ti fa bestemmiare. Il diavolo ti fa tradire la moglie o il marito. Il diavolo lo fa fare. È il diavolo. È il diavolo che ti fa ubriacare. Anch'io prima ero così, perché il diavolo mi dominava, ma oggi no. Oggi Gesù Cristo è il mio Re, mio Signore, mio Salvatore. E se tu credi in Gesù, anche tu sarai liberato dal male. Il diavolo andrà via, il demonio andrà via e avrai la pace. È morto 3 giorni? La pace, la pace. La pace non te la può dare un uomo. Tanti vanno dalla cartomante, vanno dai maghi, cercano la pace, leggono l'oroscopo, si fanno fare il tarot, cercano la pace, pregano i santi, le statue di legno, pregano una Madonna di legno, ma non ti può aiutare. Una statua non ha vita, non ha potere. Solo Gesù ti può aiutare. Pentitevi, convertitevi, ravvedetevi prima che venga il giudizio. Io sto predicando la verità, cari. E a volte la verità dà fastidio. Dà fastidio la verità, ma è la verità, alleluia. Oh, gloria, alleluia. La verità, alleluia, ha vinto.
Amen. Nessun uomo ti può perdonare. Inutile che vai dai preti a chiedere perdono. È inutile che preghi Buddha. È inutile che preghi un santo, una Madonna di legno. Non può fare niente. Sono idoli. È solo Gesù Cristo vivente. Amen. Alleluia. Che regna in eterno. Colui che ha distrutto la morte con la sua risurrezione. Sapete che Gesù è risuscitato. Alleluia. Dio è vivo, non è morto. È risuscitato Gesù Cristo. Ma tanti oggi c'hanno un Dio denaro, c'hanno un Dio in tasca. Il Dio denaro, vergognatevi! Il Dio denaro, un Dio in tasca, non ti può salvare l'anima. Se muori il denaro non te lo porti via. Hai capito? È la verità. Se muori i soldi resteranno qua. È inutile che ti affanni. Vuoi essere ricco, vuoi avere 100 milioni di euro. Quando muori tutto resterà qui. Quando io morirò non mi porterò via niente, così. Ma la cosa più importante è credere in Gesù Cristo. Seguire il Vangelo. Alleluia. Seguire gloria la verità, a te, Signore. La verità, alleluia, di Gesù Cristo il Nazareno, il Re dei Re. C'è potenza nel sangue di Gesù. Il Re dei Re. C'è potenza, gloria a te, Signore. Caro di Venezia, caro del Alleluia! La terra non è dell'uomo. È inutile che dici cosa vieni a fare qui nella mia terra. Questa terra non è tua. Questa terra non è dell'uomo. Questa terra l'ha creata Dio, alleluia. Non sentirti il padrone della terra. Ah, io sono Veneto, questa è la mia terra. Chi sei tu che vieni a predicare? Io sono un servo di Dio. È la terra dell'Onnipotente, alleluia. La terra dell'Onnipotente. Siate umili. Accettate, la verità vi farà liberi. Alleluia, la gloria a Dio. La verità vi farà liberi. C'è potenza nel sangue di Gesù. Signore, tocca questi cuori. Libera, Padre, questa anima. Signore, abbi pietà di questi cuori. Signore, illumina con la tua gloria. Gesù ti vuole illuminare. Questo vi vogliamo dire ancora, cari. Noi siamo di passaggio in questo mondo. Io sono venuto qui questa mattina a predicare. Oggi me ne andrò, ma fai sì che questa parola resti con te nel tuo cuore. Fai sì che questa parola rimanga con te e che il diavolo vada via dalla tua mente. Che Satana vada via nel nome di Gesù, via! Amen! Alleluia! Ma che la parola rimanga nel cuore tuo, che la parola rimanga nella tua anima. Gesù ti vuole illuminare, perdonare. Perché dice la Bibbia, cari, che dopo questa vita c'è un giudizio. Il Papa è un falso profeta. Il Papa è un anticristo anche lui, un ingannatore. Non crediate al Papa. Solo Gesù ci può illuminare. Amen. È così, fratelli, gloria a Cristo. Dite amen anche voi. Amen. E pregate per noi. Il Vaticano è corrotto. Il Vaticano non è il vero cristianesimo. Il Vaticano è pieno di inganni. Amano il denaro. Il Vaticano adorano le statue, gli idoli. Il Vaticano è un luogo dove c'è Satana. Solo Gesù Cristo è grande. Anche Allah non è un vero Dio. Solo Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. Credete in Lui, avrete la pace. Gesù Cristo è il Messia. Yeshua HaMashiach. Alleluia. Issa. Issa, alleluia. Credi in Jesus. Credete in Lui. Ma che Bibbia che è tu qui? Credete in Gesù. O il Corano? È la parola, la Bibbia, il Vangelo, la Bibbia. Ah, perché il Vangelo è? Ma è perché è a cosa della settimana? Perché è la Bibbia settimanale? Credete in Gesù Cristo. Perdona, Signore. È il Verbo di Dio, vi vuole illuminare Gesù. Vi vuole fare del bene. Vuole togliere il male dal cuore, dall'anima. Credete nel Messia. Alleluia, Cristo vive. Il regno di Dio è vicino. Stiamo vivendo nella fine dei tempi, cari.
Il sangue di Gesù. Bacio do sangue di Cristo. Do sangue di Cristo Gesù. Alleluia. Gloria al Signore, siamo nella fine dei tempi. Alleluia. Alleluia. Gloria a te. Le profezie della Bibbia si stanno avverando. Nella Bibbia c'è un libro che si chiama Apocalisse. Noi siamo già vicini ai tempi delle profezie dell'Apocalisse. Avvicinatevi al Signore Gesù. Ti vuole salvare l'anima, uomo. Dove andrai dopo la morte? Dove andrà la tua anima dopo la morte? Siate saggi. Non pensiate in un modo sbagliato. Siate saggi. Pregate Gesù Cristo, chiedete perdono dei peccati a Gesù Cristo. Questo è il messaggio evangelico, verace, veritiero, puro, che solo Gesù perdona i peccati. Non andare più dai preti a chiedere perdono. E chi perdona i peccati dei preti? Che loro sono peccatori anche loro. Chi perdona i preti? I preti hanno tanti peccati, chi li perdona loro? E loro pretendono di perdonare te, non è vero, caro, cara. Alleluia. I preti non ti possono perdonare, anche loro sono uomini come noi e hanno tanti peccati. Ci sono preti che si ubriacano col vino della messa, preti pedofili, non tutti, ma tanti fanno quelle cose, preti omosessuali. Io ho visto un servizio su un canale televisivo, su internet, che facevano vedere le cose nascoste dei preti. A Roma vanno nelle saune omosessuali gay, preti che hanno appartamenti da 500.000 euro e non sono capaci di aiutare una vedova, un povero, un orfano. Sono amanti del denaro, delle ricchezze. Tutti i papi della storia sono stati sanguinari, corrotti, lo dice la storia. Vuoi credere a quelli? Ma credi a Gesù. Gesù è la salvezza. Credi a Cristo. Non andare dai preti che ti perdonino, non possono perdonare. Non pregare le Madonne, le statue di legno. Neanch'io posso perdonare. Ma è Gesù Cristo l'unico. Gloria a te, Signore. Prega a Lui, rivolgiti a Gesù e tu sentirai che cambierà la tua vita. Gloria, gloria, sentirai gloria, la pace, gloria a Gesù. Sentirai la benedizione di Gesù Cristo. Isa, Yeshua HaMashiach. Alleluia, gloria al Signore. Sangue di Gesù. Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo è morto per noi alla croce. E Lui è la guida della nostra vita, il buon pastore, il grande salvatore si chiama Gesù Cristo. Affidatevi a Lui prima che sia tardi, prima che finisca il tempo che vi è stato concesso, perché tutti noi abbiamo un tempo che ci è stato concesso. Un giorno finirà e poi viene la morte, viene il giudizio. Si aggrappi a Gesù, Signore, la illuminerà, gloria a Dio, la illuminerà, la guiderà nella retta via. Leggete la parola del Signore, conoscerete la verità vi farà liberi, la verità si chiama Gesù Cristo. Gesù Cristo è la via, la verità è la vita. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Lodato sia il Signore. Gloria a te, Padre mio. Anche tu devi lodare Dio. Smettila di bestemmiarlo, se no verrà un castigo terribile su di te. E io ti devo avvertire. Verrà un castigo terribile sui bestemmiatori. E qui in Veneto ci sono tanti bestemmiatori. Vi voglio dire, bestemmiatori, pentitevi. Se no verrà un castigo terribile e farai una fine terribile, tragica, griderai. È per questo che io adesso grido, per farti riflettere. Gesù Cristo ti vuole salvare. Amen. Gesù ti vuole perdonare. Credi in Gesù, chiedi perdono a Lui prima che sia tardi.
Gesù Cristo ti vuole perdonare, lui è l'amore, la misericordia, alleluia, la salvezza. Lui morì alla croce. Pregati, fratelli e sorelle, gloria a Dio. Salvarti dall'inferno. Aggrappati a Gesù, aggrappati. Io leggo la Bibbia. Lui ti può... Alleluia, continua a leggere, gloria al Signore, la parola di Dio. Gesù ti vuole salvare dall'inferno, perché dopo la morte c'è un giudizio. Dopo la morte farai una brutta fine, se non ti penti. Ravvediti, pentiti, cambia la tua vita, perché con quella vita corrotta vai alla morte e alla perdizione. È così? È la verità. Ti dà fastidio questa parola? Allora convertiti e non ti darà più fastidio. Allora ti disturba la verità, allora convertiti, non ti disturberà più. Alleluia. Gesù ti vuole liberare. Oggi ci sono persone che hanno il diavolo dentro, hanno il demonio dentro, ecco perché bestemmiano, fanno tante cose cattive. Ma ti voglio dire, Gesù Cristo ti vuole perdonare. Buongiorno Signore, Dio la benedica, credete in Gesù, è la speranza, è la via, la verità e la vita. Pregate solo Lui. Gesù ti vuole perdonare, Gesù ti vuole guarire, purificare. Amen, alleluia. Credete nel Signore dei Signori. Leggete il Vangelo. Cari del Veneto, care anime, cari uomini, care donne, solo Gesù Cristo è la speranza. Gloria a te, Signore. Solo Gesù Cristo. Alleluia. Solo Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. Non è una religione, non è la Watchtower, non è il Vaticano, non è Buddha, non è Maometto che ti può dare la vita eterna. Non è il Papa, non è una Madonna di legno, non è un santo. È solo Cristo, il Figlio del Dio vivente. Alleluia. In nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome nel quale possiamo essere salvati. Solo potenza nel sangue di Gesù. Al suo nome, sangue di Gesù. Sia la gloria. Alleluia, sangue di Cristo. Alleluia. Sangue di Cristo. Libera, Signore, il nome di Gesù. Avvicinatevi al Messia, abbandonate gli idoli. Abbandonate gli idoli. Abbandonate l'errore, l'inganno, allontanatevi dal male. Se non ti allontani dal male farai una brutta fine, andrai a finire nel male, andrai a finire male se non ti penti delle cose che stai, se non ti penti, se non ti converti, se non credi in Gesù, andrai a finire male. Segui Gesù Cristo e avrai la vita eterna. Alleluia. Gloria a Cristo Gesù. Santo, santo, santo. Gloria, 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 gloria a Gesù. Tu hai un'anima. Gesù Cristo vuole salvare la tua anima. Gloria a te, non pensare solo al corpo, alla materia, al denaro, alle cose terrene. Tu hai un'anima, Gesù vuole salvare la tua anima. Non farti trascinare dal male. Alleluia. Gesù, alleluia. Cristo vive. Gesù Cristo è risuscitato, lui è reale. C'è potenza nel sangue, alleluia, di Gesù. Grida, non grida. Siate dei morti che camminano. Gesù Cristo ti vuole risuscitare dai morti. Gesù è la vita eterna. Gesù Cristo è la vita eterna. Gloria al Signore. Ma perché vi disturba la parola di Dio? E voi dite di essere cattolici. Voi dite che l'Italia è cattolica. Siete ipocriti, convertitevi. Non siate ipocriti, convertitevi. Convertitevi, abbandonate la menzogna, il peccato, il male, l'odio. A
abbandonati i peccati. Pregate, fratelli e sorelle, in nome di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. Perché solo Gesù Cristo. C'è potenza nel sangue di Gesù. Solo Gesù Cristo è la via, la verità, la vita. Ciao. Credete in Gesù. E lui vi illuminerà. Credete nel Vangelo, cambierà il vostro cuore di pietra. Alleluia. Amen, a Dio sia la gloria. Abbiamo predicato qui in questo mercato, nei pressi di Venezia, e ogni cosa per la gloria di Cristo, nostro unico Signore. Siamo qui, sosteneteci in preghiera, fratelli. Siamo come pecore in mezzo ai lupi, ma il leone della tribù di Giuda, amen, il re dei re con noi, ha detto: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, e io sento la forza dell'Onnipotente per predicare. E guai a chi cerca di fare del male ai servi di Dio. Guai, guai, alleluia. Convertitevi. Convertitevi. Alleluia. Che meglio. Convertitevi e avrete la pace. Alleluia. Gesù ti vuole dare la pace. Gesù ti vuole dare la speranza. Gloria. Gesù ti vuole dare l'amore. Gesù vuole illuminare il tuo cuore con la luce dello Spirito Santo. Amen. Credete nel Signore Gesù. È la speranza. Tocca, Padre, di questa anima perduta, Signore. Tocca, Signore. Nel Signore Gesù Cristo. Credete nel Messia, credi in Gesù. Smettila di fare quei peccati che stai facendo. Non fare più quei peccati. Quei peccati ti porteranno alla rovina. Gloria a te. Gesù ti vuole cambiare, ti vuole illuminare, ti vuole perdonare. Non importa chi tu sia, tu hai bisogno di Gesù Cristo. Gesù perdona. Solo Gesù può perdonare. Amen. Alleluia. Gloria, gloria. Gesù. Oh Gesù, grazie. Cercate. Alleluia. Cercate il Vangelo. Gli ho detto, quando vai a fare la visita. Oh, ha detto che Gesù è grande. Sì, gli ho detto, se tu hai figli. Gesù è la speranza del mondo. Apri il tuo cuore. Digli, Signore, cambia la mia vita. Diglielo al Signore. Lui ti aiuterà, ti illuminerà. A Cristo sia la gloria, benedetto è il nome del Signore Gesù. Shalom, shalom, shalom.